Appuntamento speciale, cari amici di Santi Martiri Missionari, all'interno del complesso religioso di San Pio da Pietrelcina. Ci troviamo proprio nel percorso che porta il pellegrino alla chiesa inferiore con Padre Franco Gitto. Pace bene, ben trovato. Pace bene a tutti a coloro che ci ascoltano attraverso Teleradio Padre Pio. Benvenuti in questo spazio, come dicevi tu, nel percorso del pellegrino. Vediamo tanti pellegrini che dalla tomba di Padre Pio si recano poi nella chiesa superiore per la celebrazione della Santa Messa. E in questo luogo è stato allestito ormai come tradizione, grazie al guardiano e grazie al rettore di questa chiesa, la mostra missionaria per questo mese di ottobre, ottobre missionario. Noi torniamo durante l'ottobre missionario dedicato alle missioni a parlare di missioni. Lo facciamo in questo speciale del tuo programma Santi Martiri Missionari, proprio speciale perché ci porta come ogni ottobre, questo se non sbaglio è il terzo ottobre consecutivo che è il terzo ottobre, terzo anno consecutivo che da qui, da questo luogo lanciamo dei messaggi ai nostri amici telespettatori, anche coloro che ci seguono attraverso il web, da questo luogo che un po' custodisce ormai tanti piccoli oggetti che raccontano tante vite, quelle africane. Sì, sono oggetti che vengono proprio dalla nostra missione del Chad, ci sono degli oggetti anche preziosi che appartengono proprio alla storia della nostra missione, portate qui dai nostri frati, i primi frati missionari, da Padre Attilio, da Padre Narciso, Padre Claudio. Poi ci sono altri frati che sono partiti dopo, è partito Padre Terenzio, è partito Padre Antonio Gambali di buona memoria, Fra Celestino e altri frati che hanno fatto la storia di quella missione, ancora stanno facendo la storia di questo impegno missionario dei frati cappuccini di Padre Pio in quella terra d'Africa. Qui si racconta un po' il loro lavoro, certo è solo una minima parte che abbiamo esposto perché abbiamo tante altre cose, però non c'è proprio spazio, non ci basterebbe tutto il complesso di San Pio qui per portare alla visione dei pellegrini e di coloro che ci vogliono bene di tutta l'attività missionaria, di quello che i frati hanno fatto in quella terra d'Africa. Padre Franco, lo facciamo raramente durante i nostri incontri, le nostre chiacchierate, però io credo che anche oggi è opportuno non solo comunicare ai nostri amici attraverso delle diverse modalità che vedete in sovraimpressione, i numeri di telefono. Ecco, anche tu, rivolgendosi ai nostri amici, come fare per contattare il segretariato, ecco, il responsabile delle missioni della provincia di Sant'Angelo? Perché molti ci chiedono, ecco, il convento di Larino, poi abbiamo anche la presenza a Foggia e qui in questo periodo anche a San Giovanni Rotondo, durante il periodo estivo nella Vico del Gargano a San Menaio, poi ci muoviamo come segretariato, come frati impegnati nell'animazione nei vari conventi per le giornate missionarie, per alcuni tridui in preparazione proprio a qualche festa importante con il taglio missionario. Ecco, ci sono i numeri, ci sono gli indirizzi, ci sono tanti luoghi dove i nostri amici ci possono contattare. Il punto centrale rimane Foggia perché lì è la città più importante che noi abbiamo a livello di provincia, poi San Giovanni Rotondo in questo periodo, l'appuntamento è anche tutti i primi mercoledì del mese, grazie anche a voi attraverso Teleradio Padre Pio con la recita del Rosario alle 11 e poi con la celebrazione della Santa Messa delle 11.30, proprio il primo
primo mercoledì del mese specifico per le missioni. E in questo mese missionario di ottobre, tutti i mercoledì ci alterneremo io e Padre Cosimo, che è vice responsabile dell'animazione missionaria, per la celebrazione delle sante messe. Poi nell'ultima settimana, negli ultimi 10 giorni del mese di ottobre, io sarò presente qui proprio in un modo stabile per quanto riguarda l'animazione missionaria, per quanto riguarda incontrare gruppi e persone che vogliono parlare o vogliono saperne di più sulla nostra missione, proprio qui a San Giovanni Rotondo. Larino è il convento che il provinciale ha scelto 4 anni fa come luogo della sede per il segretariato delle missioni. È il primo convento della nostra provincia, è un convento del 1535, lì si è fatta la storia, lì si è fondata la nostra provincia, proprio in senso profetico, per ampliare e per dare questo slancio nuovo missionario alla nostra attività di Frati Cappuccini. Quindi anche a Larino ci possono telefonare. Chiedo solo una cosa, qualcuno vedrà in replica verso le 11, mezzanotte o anche oltre questo programma, non chiamate a quell'ora in convento che ci spaventate un poco. Come è accaduto già. Come già è accaduto altre volte, ci siamo un po' spaventati perché a 1 di notte è squillato il telefono del convento, ci siamo tutti un po' allarmati. Padre Franco, tante anche le modalità per dare una mano concreta. Sappiamo, un momento di crisi per tutti, per tante famiglie, ma nel nostro piccolo possiamo anche pensare a questi ragazzi, a questi giovani. Ecco, siamo proprio nel periodo scolastico, ecco, è cominciata la scuola anche in Africa, le attività, cosa possiamo fare? Beh, quello che si fa sempre, portare avanti tutti i progetti, innanzitutto la preghiera per i nostri missionari, lo dicevamo in privato qualche minuto fa, c'è un'attività bellica nella Repubblica del Centrafrica, c'è la guerra e lì i nostri cristiani stanno soffrendo tanto. Si capisce che non è una guerra civile, non è una guerra per il potere, ma è una guerra proprio contro il cristianesimo, è una crociata al contrario. E stanno incendiando i villaggi dove ci sono cristiani, mentre i villaggi dove ci sono gli arabi, i musulmani non li toccano, stanno depredando le nostre missioni, stanno uccidendo coloro che ci aiutano, i catechisti hanno incendiato, hanno rubato tutto ciò che c'era nella missione di Goffo, i frati sono dovuti andare via. Hanno ucciso il mandriano, la persona che è responsabile, che custodiva i buoi che appartenevano alla missione, hanno ucciso lui e tutta la sua famiglia per rubare, mentre i commercianti arabi e le persone arabe che hanno dei beni non vengono toccati. Si capisce che lì c'è dietro qualcosa di un progetto cattivo nei confronti proprio dei cristiani in generale. Ecco, chiediamo innanzitutto una preghiera perché il Signore possa fermare la mano di questi violenti. Negli altri villaggi, soprattutto in Centrafrica, c'è un bel dialogo con gli arabi, un bel dialogo con i musulmani, un bel dialogo con la gente del posto, perché si collabora insieme proprio per migliorare quella situazione, mentre in Centrafrica purtroppo non è così, perché dietro ci sono degli integralisti che stanno rovinando un po' tutto il lavoro di questi anni, fatto in comunione con i protestanti, fatto in comunione con i musulmani del posto. Vengono da fuori questi integralisti e stanno veramente creando tante difficoltà. Ricordiamo che l'apostolato, il servizio, l'accoglienza dei frati cappuccini, dei confratelli di Padre Pio nel cuore dell'Africa, che è ormai partito dal 1965, tra l'altro siamo quasi alle soglie di questo 50° anniversario della presenza dei frati qui in Africa, in questo bellissimo luogo che a volte anche attraverso queste foto che tu hai inserito nella mostra ci indica un po' quella che è la grande risorsa che ha l'Africa. L'Africa ha una grande risorsa, prima di tutto una risorsa umana, lì c'è la vita. E si vede tanti bambini, tanta voglia di vivere e anche tanta generosità e tanta accoglienza, la gioia. Lo vediamo anche, lo dico sempre, nelle celebrazioni, quando si celebra in Africa, anche se quando si celebra nella lingua locale, in Gambà, io capisco poco o niente, però si è coinvolti perché le persone partecipano, gioiscono, tutti cantano, tutti fanno l'offertorio, tutti si muovono, tutti partecipano a questa celebrazione. Quindi è una chiesa viva, è una chiesa giovane, è una chiesa
chiesa che veramente ha tanta voglia di fare, di crescere e di anche dare una testimonianza di fede a noi, come si vive realmente la fede nel Signore, nonostante queste difficoltà che si stanno avendo e queste persecuzioni. Quindi qui possiamo vedere qualche immagine di questi bambini. Io vedo, vi devo dire la verità, a me non piace mettere su queste nostre immagini i bambini che hanno difficoltà o che piangono. Per fortuna i bambini che abbiamo giù nel Chad e nel Centrafrica, nonostante le difficoltà, sì, grazie all'aiuto che si dà e grazie ai nostri missionari, alle suore, sorridono. Sorridono perché hanno tanta speranza nel cuore, tanta gioia. Cerchiamo di non rovinarla questa gioia, cerchiamo di collaborare al meglio perché questa gioia possa continuare ed essere una realtà continua, una realtà permanente. Ecco, se vogliono possono aiutare i nostri ascoltatori come già fanno in questo periodo scolastico, come dicevi tu, si sono riaperte le scuole, si sono riaperte tutte le nostre attività sia qui in Italia e anche giù nel Chad. Quindi con il progetto scuola, se si vuole collaborare, sono 25 euro al mese, 80 centesimi al giorno per dar da mangiare, vestire, mandare a scuola e pensare a tutto ciò che occorre per il buon andamento e per la buona formazione di questi ragazzi, di questi bambini che noi prendiamo nella scuola materna, 2 anni di scuola materna e poi abbiamo 6 anni di scuola elementare secondo il sistema francese. Poi i ragazzi che hanno un po' più di attenzione per quanto riguarda lo studio vengono aiutati sempre attraverso questo progetto scuola a frequentare le scuole superiori, grazie sempre a questo fondo di solidarietà che noi stiamo creando grazie ai nostri ascoltatori. Poi c'è anche un altro progetto, il progetto che noi facciamo delle vaccinazioni, 5 euro per un kit completo di aiuto sanitario. Grazie Padre Franco per aver sottolineato il sorriso, l'accoglienza e questa voglia anche di stringerti la mano nell'Africa, perché molte volte ci imbattiamo in filmati, quelli che i TG o sì, altre emittenti mandano subito, sì, in onda, o alcune volte vediamo degli spot per accimolare qualche centesimo, sì, in più. Ci sono anche quelle realtà difficili, però non è bello, certo, strumentalizzare la sofferenza di queste persone per raccogliere qualcosa. Io, certo, preferisco veramente vedere il sorriso che noi riusciamo a dare a queste persone, anche per un modo per ringraziare coloro che veramente ci aiutano. Certo. Non nascondere la realtà brutta, ma cercare con questo sorriso di aiutare quelle realtà difficili a sorridere ancora di più. Sappiamo nella pausa estiva che ci sono stati molti contatti, molti telespettatori che ti hanno contattato, soprattutto grazie a delle repliche del nostro palinsesto, sì, sì, e sono stati anche generosi nell'andare a dare una mano, piccola, grande che sia, sì, per le missioni. Io voglio dire un'altra cosa, ecco, questa è una cosa bella, simpatica. Sono stato in un posto della nostra Italia l'estate scorsa e ero senza abito e sono entrato in un bar a prendere un caffè. E la persona che lì, il barista che stava, la signora che mi ha servito, mi ha dato il caffè. Quando io dovevo pagare, ho detto: quant'è? La persona ha detto: Padre Franco, per voi offriamo noi. Io ho detto: signora, ci conosciamo? Padre, la vediamo sempre in televisione che parla dell'Africa, è un modo anche per collaborare. Ecco, io ringrazio tutti coloro che veramente fanno tanto, non per la mia persona, certo, ma proprio ci conoscono attraverso questi mezzi di comunicazione e apprezzano soprattutto il lavoro che stiamo facendo. Questa è una grande cosa, perché delle volte c'è sempre il sospetto, ma che fine fanno? Che certo. Qui possono toccare con mano che la realtà che noi portiamo avanti è una realtà sicura, è la realtà di Padre Pio e la realtà dei frati Cappuccini. Grazie Padre Franco, grazie a te per la tua grande disponibilità nell'andare a parlare ogni settimana di Africa. In questo periodo avremo modo anche di ascoltare alcuni tuoi confratelli che sono stati in Africa, ricordando e preparandoci anche a questo 50° anniversario. Ci sarà la nostra amica Cleonice che ci racconterà anche la sua esperienza in Africa. Andremo proprio a San Menaio, tu hai già citato San Menaio, saremo lì e ascolteremo la sua testimonianza, ma poi ci sarà fra Rinaldo e tanti altri confratelli che si racconteranno a Padre Pio TV la bellezza di questa risorsa, perché sono stati missionari a volte anche per pochi anni, ma che hanno segnato, perché quando ritorni dall'Africa poi ti ammali subito di mal d'Africa. Sì, senti subito la nostalgia, soprattutto voglio insistere sui sorrisi e sull'accoglienza che io ho avuto da quelle popolazioni. Questo manca, almeno a chi vive con molta attenzione quella realtà. Grazie. Pace e bene a tutti e arrivederci.